Perché storia della Chiesa nella scuola di formazione teologica? Indispensabile la presenza di storia della Chiesa. Perché altrimenti non si fa teologia. Si fa un'altra cosa. Mica è detto che si può fare un'altra cosa. Mica è detto che si può fare. Però qui è scuola teologica. È chiaro che la teologia ha come fondamento, così cioè, ve lo richiamo con forza, un fatto storico o no? Quale? Credo di Gesù Cristo. Più storico di quello. Cui è annesso l'altro fatto storico di chi aderisce, che è la fede. Quindi la teologia parte da una dimensione storica, necessariamente. E non se ne può dimenticare mai. Se se ne dimentica, perde il fondamento. Dice, ma le discipline teologiche sono tante, una ventina. Sì, ma fate caso, tutte fanno riferimento a una di queste quattro, tutte, o scrittura, con tutte le specificazioni, o vita della Chiesa, storia della Chiesa, con tutte le specificazioni. Sì, ce ne stanno tante specificazioni dentro la storia della Chiesa, patologie, eccetera, ce ne sono tante, tante discipline che fanno parte della storia della Chiesa, che hanno sviluppato un'autonomia, non un'indipendenza, un'autonomia, no? In rapporto alla storia della Chiesa, con cui rimangono in rapporto però. Lo studio dei padri è uno studio storico. Chi sono i padri? Persone vissute in una certa epoca, hanno prodotto certe opere, hanno scritto, eccetera, 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 no? Storia, patrologia. È una branchia della storia della Chiesa. E ce ne sono tante discipline branchie di cui noi non ci interessiamo. Perché? Perché diamo l'essenziale. Non possiamo spaziare troppo. E quindi si può già, sì, immaginare che la teologia zoppica troppo quando manca la storia, zoppica parecchio, ma è avvenuto, eh? È diventata una, come chiama, una riflessione astratta, quasi una filosofia religiosa. Io mi ricordo che certi insegnanti che erano insegnanti di teologia, ci facevano filosofia, era filosofia, era. Perché non facevano mai riferimento alla Bibbia, non facevano mai riferimento alla storia. Ed era una teologia lacunosissima, lacunosissima. Quindi quattro pilastri. Se ne manca uno, pende, da una parte all'altra. Ci deve rimanere sempre un equilibrio. Capite voi, l'equilibrio può essere sempre un po' instabile, non è sempre stabile. Se a volte hanno maggior, diciamo, prevalenza gli aspetti storici, a volte hanno maggior prevalenza gli aspetti sistematici, però ci deve sempre essere un equilibrio. Più o meno, no? Stabile, non sarà mai statico, non sarà mai stabile definitivamente, che è sempre in movimento anche questo equilibrio, no? Seconda domanda, quale storia? Storia della Chiesa. In termine tecnico, per quelli che vogliono i termini tecnici, rispondiamo a questa domanda con
con quello che si chiama, no, lo statuto epistemologico. Ogni scienza ha il suo statuto epistemologico. Che significa? Lo statuto che fa sì i presupposti, cioè lo statuto che indica i presupposti perché quella scienza sia scientifica, perché quella scienza sia riconosciuta come scientifica. La storia, per essere riconosciuta come scientifica, quali presupposti richiede? Rispondiamo. Le fonti. Questo già è chiaro, no? La scienza storica fa riferimento, caratterizzante la scienza storica, fa riferimento alle fonti. Mentre la filosofia, la matematica fanno riferimento a che? Cioè la logica. Filosofia, matematica. Da un principio tirano giù, deducono, no? In un sistema. Poi ci sono scienze naturali, sì, biologia, che si caratterizzano per il lavoro di laboratorio, sperimentale, sì? Quindi metodologico per quelle scienze lì, specifico, metodo sperimentale per le altre scienze, metodo storico che si distingue. Attendi, quando si dice che si caratterizza, significa che esclude le altre, perché anche in storia c'è la logica, anche in storia c'è la sperimentazione, come no? Però non è caratterizzante la scienza storica. Quello che caratterizza la scienza storica è il riferimento alle fonti. Caratterizza, non esclusivizza, caratterizza, ma anche per le altre. Quella logica caratterizza, mica esclusivizza. Qual è questo metodo storico, scientifico, cui oggi la scienza storica è arrivata? Non è detto che rimane così come è oggi, continuerà a perfezionarsi, eh? Perché? Ma perché è nata nell'epoca moderna, prima non c'era questo tipo di ricostruzione storico-scientifica, e si è sviluppata fino ad oggi, si è sviluppata partendo dalle fonti, ma non bastano le fonti. Certo che le fonti sono indispensabili, sono necessarie, e le fonti, attenti a me, vanno cercate, non le trovi per strada. Se le vuoi trovare, le devi cercare, eh? E spesso stanno anche lontane, qua, là, su e giù. E allora ci sono stati degli storici che hanno lavorato per mettere a disposizione di tutte le biblioteche e di tutte le biblioteche la raccolta di fonti. Si tratta di collane di centinaia di volumi. Hanno fatto un lavoro enorme, specialmente nel secolo XIX. Dopo vi dico perché. Grandi collane di fonti, eh? Per cui ce l'abbiamo anche noi qua, nella nostra biblioteca, non è la biblioteca del seminario, ci sono le fonti, che basta comprare quei libri, stanno raccolte lì, per lavorare, anziché andare, no, in Russia, ci piace queste fonti che stanno su, gli originali, sono state fatte le copie, ce l'abbiamo qui, sono state, no, messe a disposizione. È nata una scienza addirittura per la ricerca delle fonti, in greco, l'euristica, eureka significa trovare, cercare, trovare, eureka, ho trovato, la euristica. Ci sono state proprio molti che hanno dedicato la propria vita a questo tipo di attività e hanno messo a disposizione molte fonti. Sono andati in giro a cercarle, a trovarle, mettere insieme e pubblicarle con volumi, centinaia di volumi. Quindi bisogna dare merito a chi ha fatto questo lavoro.
perché ha favorito molto la ricerca, no? Uno storico che vuole avere a disposizione non deve muoversi troppo, ce l'ha, nelle biblioteche di Stato oppure anche ecclesiastiche ci stanno questi strumenti, no? Però non si possono usare le fonti raccolte così acriticamente. Queste grandi collane hanno raccolto le fonti, ma non le hanno vagliate criticamente. Piano piano altri storici si sono messi a vagliarle criticamente. Allora esistono collezioni di fonti non criticamente vagliate. E collezioni di fonti che cominciano a essere criticamente vagliate. È chiaro che quelle non criticamente vagliate sono molte di più, perché è più facile. Quelle criticamente vagliate, a volte con volume, ci vogliono anni per fare valutazione critica. Che significa valutazione critica? Significa che una fonte non ti si presenta mai come utilizzabile immediatamente. L'oro non ti si presenta mai a pezzi, ti si presenta sempre nel magma, tu devi tirare fuori. E per tirarlo fuori bisogna sapere come si tira fuori. Così nelle fonti storiche bisogna fare un lavoro critico che mette le fonti nella condizione di poter essere utilizzate criticamente. Sì. E questo di solito avviene attraverso quattro operazioni che gli storici fanno. Quattro operazioni. La prima operazione, sì, abbiamo questa fonte, facciamo finta, un documento, ma è autentico? È autentico? Domanda. È autentico? Che significa autentico? L'ha scritto colui a cui il documento si attribuisce? Donazione di Costantino. Ma l'ha scritta Costantino? Ma è stata scritta 5 secoli dopo? Non è autentica. Senti? Per dire che non è autentica, ci vuole studiare, eh? Ecco la critica, che arriva a dire no, non è autentica. Non è non è di colui a cui viene attribuita. E allora perché gli viene attribuita? Per dargli maggior valore. Tanti scritti sono attribuiti a degli apostoli. Gli apostoli non l'hanno scritto. Per dargli maggior valore, maggior autorevolezza. Quindi la prima operazione che si fa è sulla autenticità. Si capisce che significa autenticità, no? Chi veramente l'ha scritto? Quando è stato scritto? Per poter capire il contenuto di un documento è indispensabile questo, che altro se è uscito nel IV secolo, tempo di Costantino, altro se è uscito nel IX, 5 secoli dopo, mi pare, no? Allora ci si chiede, ma com'è che è stato attribuito? E se lo vuoi capire lo devi mettere nel secolo IX, se no non lo capisci, cioè nei fatti del secolo IX, non nei fatti del IV secolo. E per fare quest'opera critica ci vuole il competente, eh? Mica lo sanno fare tutti. Stabilita l'autenticità non basta, c'è un'altra azione critica da fare, perché? Ma questo documento, sì, autentico, l'ha scritto il tale a cui viene attribuito, sì, in quel tempo, sì, ma è arrivato a noi integro? Integro? O qualcuno gli ha tolto qualche pezzo o qualcuno ci ha aggiunto qualche pezzo, strada facendo, perché noi abbiamo le copie, mica ci abbiamo l'originale spesso di molti documenti. E allora anche qui un'operazione critica molto importante, no? Sulla quella che si chiama la originalità, originalità del testo. Anche qui, e ci vuole chi lo sa fare. Capite che un documento non può essere utilizzato prima di queste operazioni? Sì. Allora capite quale storia.
E non basta, perché queste due operazioni, diciamo, è di critica piuttosto esterna al testo, esterna. Poi ci stanno altre due operazioni che vanno all'interno del contenuto. Eh sì, Andiamo a leggere. E se vai a leggere c'è un linguaggio, sono delle parole. Ma le parole che usa questo documento hanno lo stesso senso che diamo noi oggi a quelle parole, oppure in quel tempo ci avevano un senso diverso? Se voi leggete Sant'Agostino, che usa un termine molto spesso, che noi usiamo pure, sacramento, la parola sacramento, la usa spessissimo Agostino, Se tu gli dai il senso che gli diamo noi, il senso nostro di sacramento, che è nato nel XII secolo, non prima, travisi tutto. Perché Agostino non gli dà quel senso lì. Non c'era quel senso suo, quel senso. Capite allora quanto è importante sapere qual è il senso che l'autore che ha scritto quel testo dava alle parole che ha usato. Se no rischi di attribuirgli ciò che lui neanche pensava, e non poteva neanche pensarlo. Autenticità, originalità, verbalità, la critica della parola, la critica del linguaggio, la critica dei termini. Anche qui, chi è che la sa fare? Chi è competente? Sono nati dei vocabolari. Vuoi sapere nel IX secolo come usavano quel termine, che senso davano a quel termine? C'è un vocabolario del Medioevo fatto apposta per questo. Sì? Quindi ha fatto uno che se ne intende, ha fatto un servizio, dice: guarda, se tu vuoi conoscere nel Medioevo il senso di quel termine che viene usato da tanti autori, sappi che lì significa questo, Non gli dà un altro senso, perché non c'era. Notate come si può travisare, sì, facendo storia. Sta scritto, Agostino dice sacramento. Agostino non pensava come pensi tu. E non gli puoi attribuire quello che lui non pensava, lo pensi tu. Ma lui non lo pensava così. Qui ancora non si interpreta nel senso ampio, è la parola, è il termine, è il linguaggio. Poi c'è l'interpretazione dei fatti, che è un'altra cosa. Capisci che un conto dire l'interpretazione di un termine, di un testo, un conto dire che senso c'ha questo fatto, l'interpretazione qua è un'altra cosa. È proprio quella storica. Dai risposta alle ragioni, ai motivi dei fatti. Perché è avvenuto questo fatto? Ecco l'interpretazione, Cosa ha provocato questo fatto? Perché i fatti non sono stati prodotti senza motivi, senza ragioni. E la storia ha bisogno di conoscere le ragioni, di conoscere i motivi. Se no non è storia, se no è cronaca. Io posso conoscere il senso di tutte le parole e posso non capire il senso del fatto che viene tramandato, che viene trasmesso, che va messo in rapporto ad altri fatti, che va messo in rapporto al contesto, oltre che all'autore. Ci sono gli studiosi del testo biblico che ti dicono: qui certamente il senso è questo. Sono tutti d'accordo. Sono tutti d'accordo. Altri, in altri testi, dicono: qui non riusciamo a precisare il senso. C'è chi dice che forse così, forse così, forse così. E quindi rimane ipotetica l'interpretazione e non si può prendere come certa, che anche lo scritto è una realtà storica. Se non riusciamo a percepirla in ciò che per noi è importante, dobbiamo avere l'umiltà di dire: non ci riusciamo. Ci riusciranno? Può darsi. In quelle cose in cui riusciamo, diciamo che è certo. Dove non è certo, è dubbio.
è ipotetico e si cammina sul dubbio, sull'ipotesi. Finché non si arriva, tu capisci che gli studi poi continuano, no? È dinamico, quindi si può pensare che ci si arrivi, si può pensare, ma non ci sei ancora arrivati. Che pensava Gesù quando ha usato quelle parole? Ad eccezione del porneia, parola porneia. Ancora mica ci sta al preciso chi ti dice che significa. Sta altri quattro sensi. Cioè chi dice, ma forse questo, forse è meglio quest'altro, porneia. Si sta stabilizzando un po'. Non so se capite a quale adesso mi riferisco. Salvo il caso di porneia. Non si può fare, salvo il caso di porneia. Che significa, che caso è? In greco porneia significa una cosa che nella Bibbia non sempre è presa nel senso greco, della letteratura greca. Gli autori che studiano queste cose nel contesto ci dicono, sì, forse è più probabile che sia questo il senso. Ho fatto un esempio così, ma sono tanti altri esempi, no? Che significa? L'uomo non separi ciò che Dio ha unito. Dice, ma è tanto facile, se capisci. Che capisci? Che hai capito? Qual è il contesto in cui lo dici? A che si riferisce? Che vuole dire? Quelli che diciamo noi? Quelli che pensiamo noi? Sto dicendo cosa dicono gli studiosi, che si pongono la domanda. Ma è proprio vero che quello che diciamo noi? Non ci dobbiamo impaurire davanti a questa roba, eh? Allora diciamolo fino in fondo. Se qualcuno di voi pensa che è possibile possedere la verità assoluta, sta fuori strada. Deve tornare sulla strada. Perché? Perché noi conosciamo la verità di qualsiasi tipo, sì, ma mai quella assoluta. Esiste quella assoluta? Certo. Il nostro rapporto con la verità assoluta è relativo. Il nostro rapporto con la verità assoluta, che noi crediamo che esiste, ci si può avvicinare più o meno, ma chi dicesse che la possiede pretende di essere Dio, con tutte le conseguenze che ne vengono fuori. È successo nella storia, ma sta succedendo anche oggi, si ammazza nel nome di Dio, Io posseggo la verità di Dio, dell'assoluta. Tu no, te faccio fuori. Tu me la comprometti e te faccio fuori. In nome della verità assoluta. Chi te l'ha data la verità assoluta? O ce l'hai? Chi te l'ha data? È una pretesa terribile. Perché chi ce l'ha non diventa assassino. Chi non ce l'ha, pretende di averla, diventa assassino. E la riprova che non ce l'ha, che chi ce l'ha non ci diventa. Allora stiamo alla quarta operazione critica. Tre l'abbiamo nominate. Dice sì, è autentica. Sì, è originale. Sì, conosciamo il linguaggio, sappiamo, eccetera, eccetera, eccetera. Che ci manca? Ma colui che trasmette ci dice tutta la verità che vuole trasmetterci? La conosceva tutta? Aveva motivo di non trasmetterla tutta? Sì. Esistono sti fatti, A Leibniz, filosofo,
che ci aveva bisogno anche dei soldi, i filosofi hanno bisogno dei soldi. Una ricca famiglia gli chiese di scrivere la biografia della famiglia e l'hanno propagava bene. Posso rifiutare, però mi hanno messo una condizione di ricostruire tutta la storia della famiglia senza mai disonorarla in nessun fatto che possa non essere. Allora lui dice: tutto quello che io ho detto è vero, ma quante cose non ho detto? Non l'ha trasmesse tutte. Senti, ci può stare il caso di chi neanche lo conosceva, tutta la verità l'ha trasmesso che conosceva. Allora tu devi arrivare a dire che non la conosceva tutta, ne conosceva una parte e ha trasmesso quella parte, oppure che aveva, che aveva interesse a non trasmetterla tutta. Nella polemica spesso chi trasmetteva le verità, chi trasmetteva aveva interesse a trasmettere solo quelle che appoggiava la propria posizione, no? Allora queste quattro operazioni sono indispensabili per mettere le fonti nella condizione di essere utilizzate scientificamente, di essere utilizzate. Se tu le utilizzi prima di queste operazioni non fai storia. Perché? Perché non dai la garanzia di ciò che racconti. Sta scritto, ma stanno scritte tante cose, no? Fatte queste operazioni sei in grado di ricostruire i fatti, attenti, ricostruire i fatti nella dimensione storica, nella dimensione temporale e nella dimensione logistica. Sapete che ogni fatto nella storia avviene sempre in un tempo e in un luogo. Il tempo e il luogo sono le coordinate di ogni fatto storico. Coordinate significa che non possono essere staccate l'una dall'altra. Per ogni fatto sempre c'è un tempo e un luogo, sempre. E c'è il rapporto tra tempo e luogo. Fuori di quel tempo, in quel luogo non poteva venire. Fuori di quel luogo, in quel tempo non poteva venire. Quindi c'è un rapporto. Puoi ricostruire? Sì. Ciò che ricostruisci non è storia ancora, è cronaca. Ci sono delle persone che conoscono i fatti più degli storici, sì. Sono i dotti, i grandi dotti, se ne sono esistiti tanti, che sapevano tutto, erano delle biblioteche ambulanti. Tu gli chiedevi una cosa, te la sapeva dire, come l'internet di oggi. Chiedi un po' a internet che ti spieghi perché quel fatto è avvenuto dopo di quell'altro, chiediglielo un po' se te lo dice. Non te lo dice, perché non interpreta. Non ha pensiero. Nel secolo XIX c'è stata una ubriacatura molto forte che ha creato una corrente positivistica, così chiamata, secondo cui il metodo delle scienze empiriche, della sperimentazione, siccome nel secolo XIX si sono sviluppate le tecniche in maniera particolare, dice, ma allora anche per la storia, anche per le altre scienze, usiamo lo stesso metodo. E allora cerchiamo di evitare l'interpretazione. Costruiamo la storia con le fonti, criticate sì, ma non interpretate, messe una davanti all'altra in un rapporto tempo-luogo, tempo-luogo. Ed è venuto fuori un concetto di storia materialistico, questo. Sono nate delle storie positivistiche, chiamate così, e erano convinti di fare storia in questa maniera. Tanto che arrivavano a dire, più lo storico che narra si allontana dalla sua ricostruzione, e più è
vera perché è più oggettiva. È intervenuta un'altra corrente in maniera fortissima, che era presente, quella che è nata da Hegel, la corrente idealistica. Ha detto che? Ma voi non sapete che i fatti sono pieni di pensiero? I fatti sono pieni di pensiero. Non esiste fatto senza pensiero. Tanto che è nata la filosofia, no? Del pensiero come assoluto. L'idealismo è quella filosofia che ti dice che il pensiero è il vero assoluto che si attua in diverse maniere, in diverse forme, prima nella natura, poi nell'arte, nella religione, poi nella filosofia in maniera piena. Allora capite perché la religione non stava nell'università quel tempo, Gentile, idealista. Nel programma non ci occorre la religione, perché la religione può stare alla scuola media, ma non all'università. Legge la filosofia. Basta. Perché? Perché secondo l'idealismo il pensiero ha raggiunto il massimo che può nella filosofia. Poi chi ha studiato un pochettino di filosofia sa che no, è nato questo processo dialettico, tesi, antitesi e sintesi, eccetera, eccetera. Non sto parlando di la reazione che questo pensiero ha fatto al positivismo, ha detto che questa non è storia, questa è cronaca. Per fare storia devi conoscere il pensiero che sta dentro i fatti, il pensiero che ha prodotto i fatti, il pensiero che è l'attore principale della storia, che si attua in diverse forme, in diverse maniere, gradualmente, no? Dinamicamente, eccetera, eccetera. E da questo punto di vista avevano ragione, perché è vero. Anche senza accettare l'idealismo nella forma ideologica, no? In cui si è sviluppata la dialettica, eccetera, eccetera, se bisogna riconoscere questo è vero, che il pensiero nella storia è presente in maniera forte. E allora è ineliminabile nella ricostruzione storica dei fatti in senso storico, è ineliminabile la presenza dello storico, cioè la soggettività dello storico. Senza lo storico non nasce la storia, nasce la cronaca, perché i fatti non ci occorre che uno sia storico per metterli uno dopo un altro, tutti sono capaci di farlo, invece l'interpretazione no, l'interpretazione. E allora capite, mentre la ricerca delle fonti, la critica delle fonti è uguale per tutti, il metodo è uguale per tutti, credenti, non credenti, marxisti, non marxisti, tutti devono rispettare quel metodo, per tutti è indispensabile quel metodo, a livello di interpretazione tutto cambia, perché ciascuno interpreta i fatti secondo la propria mentalità, secondo il proprio pensiero presente. Il presente dello storico è indispensabile per la ricostruzione dei fatti anche del passato. Dice un grande storico, Marrou, chi si lamenta di questo sappia che non esiste nessuna scienza che non sia relativa a questo, come la storia, relativa a che? Allo storico. A questo punto, allora capite, passiamo alla terza domanda. Non gliela facciamo rispondere perché c'è bisogno di... La terza domanda è quella, dice, ma allora la Chiesa, l'oggetto, noi vogliamo fare storia di un oggetto particolare che si chiama Chiesa, che si chiama cristianesimo, no? E le idee sulla Chiesa sono diverse, eh? Ciascuno ha un'idea diversa di Chiesa, eh? Ciascuno ha un'idea diversa di cristianesimo. Tutti possono fare storia, sì. Basta che dicano esplicitamente qual è l'idea che hanno, da cui partono. Quindi non posso accettare che un marxista, non vi dico il nome perché è ancora vivente, che mi fa storia del cristianesimo dicendo che quella è l'unica maniera di fare storia autentica perché è oggettiva, perché senza fede.
Figlio mio, tu c'hai un'idea di cristianesimo che è la tua, te la tieni. Io leggo il tuo lavoro, mi serve, ma non per fare storia del cristianesimo, storia della Chiesa in senso pieno. Perché? Perché molti aspetti tu non li hai neanche calcolati. Siccome non ci credi tu, oggi ormai tutti gli storici sono d'accordo che le stimmate di San Francesco sono avvenute. Prima c'era chi diceva che non era vero. Oggi ormai la critica storica dice no, il fatto c'è. Non ci occorre avere fede per dire che il fatto c'è. Basta avere un po' di senso storico. E la differenza quando comincia? Quando cominciano a interpretare. Da che dipende? Da che dipende? Francesco era un po' eccentrico, no? Sì, come personalità non era tanto, era considerato un po' fuori del normale, no? Allora molti dicono, ma è frutto della sua, come chiamarla? Se non mi viene la parola precisa per dire, è frutto della sua psicologia, della sua personalità. Che ha prodotto. Ed è vero che esiste questo fatto, eh? C'è un ospedale a Milano in cui sono ricoverati coloro che hanno le stimmate, non soltanto sulle mani, ma anche nel corpo. E li sono curati. Se è una malattia. Ma c'è una differenza enorme. Perché? Mentre tutti i malati di questa malattia hanno le piaghe nelle mani da una parte sola, Francesco c'aveva lo buco da una parte all'altra. E quella malattia non fa il buco. Chi l'ha fatto il buco? Non la malattia, perché i medici dicono no, non abbiamo mai incontrato uno che per questa malattia ha il coso bucato, mai incontrato. Allora, chi è che non ammette il trascendente, il soprannaturale, è obbligato a dire non lo so. Si saprà tra secoli, non lo so, ci arriveranno, boh. Chi è aperto alla trascendenza non dice subito un miracolo, no. No, questo è fideismo. Deve dimostrarlo con miracolo. Cioè deve porre le condizioni per il miracolo. Perché il miracolo, per essere miracolo, deve essere condizionato a certe. Quindi non si dice subito, no, credulone, è un miracolo, no. Vediamo, però rimane aperto. Sentite la differenza. Uno dice no, non c'è niente di trascendente, quindi quella è esclusa. E chi c'ha fede dice no, potrebbe anche essere. Potrebbe. Andiamo a vedere se è. Potrebbe. E le interpretazioni sono diverse. Sentite che sono diverse le interpretazioni. Io non obbligo a un non credente a pensare come pensa un credente, per carità, però che sappi che ci sta pure un'altra maniera, che non mi dica che la sua è vera e quell'altra no, perché non ci sta un motivo per dire che la sua è vera e l'altra no, che l'altro potrebbe dire la stessa cosa di lui, no? Allora che sto dicendo? Sto dicendo che a livello di interpretazione, che significa di valutazione dei fatti, valutati sulla base del pensiero che si è espresso, no? Nelle ragioni di quei fatti, nei motivi che hanno procurato quei fatti, alla luce quindi di questo, le interpretazioni sono diverse, quindi le ricostruzioni storiche possono essere diverse. Sì, basta sapere e bisogna questo accettarlo. Nessuno è obbligato a farla. Si pone la domanda se per la Chiesa, ecco, il presupposto anche di chi non ci crede è di rispettare che la Chiesa è una realtà di fede. Per cui da una realtà di fede ci sono anche motivi di fede che producono fatti. E se tu la escludi, rischi di non capire i fatti che sono frutto di fede.
Molti fatti di Francesco sono frutto di fede, che sono incomprensibili senza la fede. Incomprensibili. Dici, con la fede sono comprensibili? Beh, ce ne vuole per capirli, ci vuole pure la fede di Francesco per capirli. Allora, per la ricostruzione della vita della Chiesa, anche per coloro che non ci credono, che la Chiesa non è una realtà puramente, esclusivamente storica, ma è anche una realtà cui Cristo ha garantito la sua presenza di risorto, quindi c'è qualcosa di oltre che la Chiesa porta, si richiede che anche un non credente alla risurrezione di Gesù Cristo presente e vivo nella Chiesa rispetti questo senza crederci nella ricostruzione storica. Se vuole capire la vita della Chiesa è indispensabile, se la vuole capire, il che non significa che è obbligato a crederci, chiaro?